Allora, oggi pala romana. Ovviamente non ho usato l'impasto della teglia romana per fare la pala romana. Sentiamola. Quella dei forni romani, bella, sottile e croccante. E adesso andiamo al taglio. Sposto la rossa inizialmente e vado con la bianca. Vado direttamente col coltello. Che deve essere bella, sottile e croccante. E poi lo stesso con la rossa. E voilà. Tutti alveoli molto piccoli, vedete? Bella croccante, e secondo me la morte sua è quando la chiudi così.